In questi giorni si è sviluppato un vivace dibattito sul problema dei voti. L'assessore all'istruzione Alto Atesino ha detto che non bisogna scendere sotto il 4 perché i voti sotto il 4 sono di fatto una umiliazione per gli studenti che peraltro difficilmente poi riescono a recuperare dei voti così bassi, così estremamente bassi, anzi. Valditara, il ministro, ha risposto dicendo sì, va bene, però attenzione, i ragazzi non devono neanche crescere nella bambagia, quindi qualche volta un 2 o un 3 può anche servire a stimolarli, a renderli più attivi, quindi a farli impegnare di più. Ecco, come stanno le cose secondo Rusconi, che è presidente dell'ANP Roma? Ma io penso che in rapporto soprattutto alla interlocuzione dell'assessore Alto Atesino, che su certi argomenti bisogna aver ponderato un buono studio, soprattutto approfondito su quella che noi chiamiamo appunto la letteratura scientifica. Allora, noi dobbiamo distinguere fra la misurazione delle prove degli studenti, e possiamo adoperare i decimi, i centesimi, possiamo adoperare qualsiasi cosa, e la valutazione finale che viene fatta relativamente alla competenza di questo studente. Per cui dire così ex abrupto, aboliamo il voto meno di 4 e così via, a mio parere, mi permetto di dire, ha poco senso. Allora, una cosa sono le prove che noi andiamo a misurare, come dicevo prima, e ci serve soprattutto il voto di queste prove, la misurazione di queste prove, ci serve soprattutto a noi insegnanti, agli insegnanti, alla scuola, ai presidi, per capire dove bisogna recuperare. Faccio un compito di latino, vedo che tre quarti della classe ha una performance molto bassa, 3, 4, qualsiasi cosa sia, devo intervenire su quegli elementi di difficoltà. Circa la valutazione invece finale dello studente, intervengono altri parametri, che sono i parametri cosiddetti formativi. Faccio un esempio: se uno studente passa usiamo i vecchi voti che la legge prevede, la vecchia legge gentile, fedele, mi permetto di dire che è stato più fedele che gentile sulla sua legge. Ogni tanto si parla, aboliamo la legge gentile, bisognerebbe dire aboliamo la legge fedele. Va bene, al di là di queste battute, diciamo così, documentaristiche, se un ragazzo passa dal 2 al 4 al 6 all'8, oppure va dall'8 al 6 al 4 al 2, ha la stessa identica media aritmetica. Però una cosa è passare dal 2 all'8, una cosa dall'8 al 2. Allora, ecco l'importanza, questa è una misurazione delle prove, ecco l'importanza della valutazione formativa finale. Un ragazzo che dal 2 passa all'8 è chiaro che in pagella potrà avere anche il massimo dei voti, viceversa, quello che dall'8 passa al 2 deve avere degli interventi di tipo recuperativo. Allora, i voti sono soprattutto un feedback, un messaggio di ritorno per gli insegnanti perché possano graduare la loro azione formativa con gli studenti. Quindi, quando parliamo di certe cose, dobbiamo essere un po' documentati, soprattutto lo diciamo noi di scuola. Proprio questa mattina sul portale della Tecnica della Scuola abbiamo ospitato una intervista a Cristiano Corsini, che è docente di pedagogia all'Università di Roma 3. E lui dice: ma insomma, il problema del voto è certamente un problema, ma non è il problema principale, perché qui noi dovremmo discutere di valutazione e la valutazione non è soltanto il voto. Il voto è un elemento. La valutazione, dice Corsini, deve innanzitutto essere formativa, educativa, cioè deve servire a dire allo studente: guarda che tu in questa disciplina, in questa materia, in questo ambito non vai troppo bene per uno, due, tre, quattro motivi. Cioè bisogna spiegargli che cosa c'è che non funziona per aiutarlo a migliorare. È così, cioè è vero che la valutazione formativa è molto più importante del voto puro e semplice.
Sì, sono d'accordo, nel senso che fatta la premessa di prima sulla misurazione delle prove e la valutazione finale, è giusto che ci sia una valutazione formativa che naturalmente per legge, finché non sarà cambiata, nelle scuole superiori in particolare viene espressa in decimi. L'importanza anche del voto finale espresso in decimi, non è che è umiliante, come diceva l'assessore, o meno quando è inferiore al 4. Deve essere legato anche il voto finale ad una parametrazione, vale a dire deve essere basato su una serie di criteri diciamo verificabili, vale a dire in alcune scuole è stata già fatta questa sperimentazione molti anni fa, che è una sperimentazione, come diciamo noi, docimologica molto incisiva, all'Istituto Pacioli di Crema, per esempio. Loro scrivevano 4 in matematico, 6, 8, parametravano su tutto, loro partivano dal 3, se non sbaglio. Vuol dire che sa fare questo, non sa fare questo, cioè in poche parole il voto deve essere agganciato ad una descrizione delle competenze dello studente, non può essere semplicemente un numero, in questo è vero, fermo restando che poi se ci sono dei ragazzi che sono, capita anche completamente, mettiamo che della matematica a livello di un biennio non diano come compiti, come interrogazioni, non diano assolutamente nessun risultato di tipo positivo, ci dobbiamo chiedere come recuperarli, ma nello stesso tempo non ci possiamo inventare il 6, il 7 o l'8, cioè in poche parole non è che con la blandizia noi risolviamo problemi formativi che molto spesso sono legati alla crescita in adolescenza e a problemi psicologici, tra l'altro molto accentuati dal Covid. Quindi uscire semplicemente dicendo eliminiamo meno del 4, mettiamo più del 4, tra l'altro anche mettendo 4, lo studente se ha tutta una serie di materie col 4 viene bocciato se ha 2, 3, 4 o 5. Quindi in che senso ha? A meno che qualcuno non se ne esca dicendo evitiamo le bocciature, anche questo sarebbe un obiettivo, ma da raggiungere con una scuola un po' diversa, come spesso voi della tecnica e anche noi presidi andiamo a lumeggiare. Senti, tocchiamo però una questione un po' più a largo raggio, di carattere educativo complessivo. Ma davvero noi stiamo facendo crescere i ragazzi nella bambagia e quindi dobbiamo togliergli la bambagia? Ora, fuori di metafora, però, la empatia, il sostegno sono una forma di bambagia, quindi l'empatia forse però serve, o no? Secondo me, un buon docente, deve poter adoperare due strumenti. Da una parte, chiamiamoli strumenti, da una parte l'empatia, venire incontro, comprendere, aiutare, e questo è fondamentale. Faccio presente che l'espressione alunno, che mi sembra esista solo in italiano, deriva dal latino alere, che vuol dire nutrire, e quindi ha un significato ben preciso. Io preferisco delle volte la parola alunno, che è nutrito, rispetto alla parola studente, che è quello che si applica. Va bene? Nello stesso tempo, però, dobbiamo anche insegnare ai nostri ragazzi, e questo è un compito molto complesso, ecco perché sarebbe importante anche un'equipe psicopedagogica nelle scuole, che fino adesso non c'è, se non diciamo così sporadicamente, che insegni un po' una cosa difficilissima anche per noi adulti, che è la tolleranza alla frustrazione. Cioè dobbiamo allontanare l'idea dai nostri giovani, che sono in questo purtroppo drogati, tra virgolette, dai media, da internet, eccetera, che la vita sia tutto successo, raggiungimento di condizioni fisiche perfette e così via. Perché questo tra l'altro crea grossi elementi anche di difficoltà. Teniamo presente l'aumento delle depressioni, ma non solo per il Covid le ha solo accentuate, e un altro elemento che non viene quasi mai messo in evidenza è il numero dei suicidi infantili e adolescenziali, che è preoccupante e che non viene preso in considerazione. Allora, non possiamo dire agli studenti tutto va bene, qualsiasi cosa tu faccia, dobbiamo venirti incontro. No, noi dobbiamo venirti incontro per cercare di superare le difficoltà, però per esempio quando ci sono fatti gravi come quello, mi sembra, di Rovigo, che si spara i pallini di gomma ad una professoressa, la scuola deve avere un atteggiamento molto fermo, non possiamo ridurlo a ragazzate. Certo. Senti, ancora una questione, ma come
Come mai, a tuo parere, succede che spesso su problemi della scuola, anche molto complessi, molto delicati, che andrebbero affrontati con strumenti, come dire, scientifici, come per esempio la valutazione, intervengono un po' tutti, politici, ministri, assessori, chiunque, attori addirittura, intervengono per parlare di questo. Cioè, come mai accade questo? Beh, perché la platea della scuola è fatta da circa 8 milioni di studenti, moltiplichiamo per 3 con papà e mamma, spesso ci sono anche degli annessi e connessi, oltre a papà e mamma, nonni, parenti, zii, doppi fidanzati, eccetera. Noi abbiamo 25 milioni di persone che sono interessate all'ambito scolastico e dal punto di vista sia elettoralistico, sia diciamo così dell'allure che può desiderare un attore, un calciatore, eccetera. Una platea che non ha pari nel nostro paese e allora è chiaro che tutti intervengono. Io metterei una patente, caro Reggi, appunti, parlare della scuola solo se hai letto X, Y, Z, se hai fatto questo tipo di studi, altrimenti devi tacere. Non so se la mia proposta sarà molto popolare, ma la bandirò tramite la tecnica della scuola. Credo che sia una proposta molto impopolare e molto difficilmente accoglibile, soprattutto dalla politica, però ci si può provare, vedremo. Rimanendo ancora un po' nell'ambito educativo più ampio, quindi non limitandoci al problema del voto, ma secondo te cosa possiamo fare oggi nella scuola per lavorare con empatia nei confronti dei ragazzi, per sostenerli nella loro crescita, ma al tempo stesso per responsabilizzarli, perché io credo che non sia accettabile che noi prendiamo per buoni tutti i comportamenti dei ragazzi solo perché sono un elemento della loro crescita. Dobbiamo anche, come dire, soffermarci sul principio di responsabilità o no? E cosa possiamo fare? Allora, due elementi ci sono. Uno riguarda la scarsa capacità della scuola di essere all'attenzione dell'opinione pubblica, quindi anche della politica e delle istituzioni, rappresentando gli elementi di pregevolezza che, a mio parere, e conosco abbastanza bene a scuola, sono molto superiori agli elementi di negatività. Purtroppo lo zoo folcloristico che noi rappresentiamo spesso per i media serve a mettere in risalto qualche nefandezza, ma ci sono molte più pregevolezze. La scuola deve recuperare autorevolezza anche se capace di rappresentare bene ciò che fa molto bene. La maggior parte degli insegnanti sono persone brave, capaci, poi c'è sempre una fetta minoritaria che non funziona e questo è un altro problema. Circa il fatto quindi recuperare autorevolezza anche a livello mediatico, essendo capaci di parlare, perché purtroppo fino adesso questo non è successo. La seconda cosa riguarda invece gli studenti. A mio parere gli studenti dovrebbero rimanere, parlo soprattutto delle scuole medie e medie superiori, a scuola tutto il giorno, anche di pomeriggio, ecco qua l'impegno della politica di creare locali adeguati alle 42.000 sedi materiali della scuola, con un curriculum flessibile. Uno degli elementi fondamentali che sarebbe una vera rivoluzione è il curriculum flessibile. Tutti gli studenti fanno le stesse cose con le stesse ore. Noi dovremmo invece aprire di pomeriggio, ma non per rimasticare le cose fatte la mattina, ma per fare tutto, diciamo, elaborare tutte quegli ambiti in qualche modo disciplinari che fanno parte della vita dei nostri studenti e che la scuola trascura completamente, non per colpa sua, perché non c'è. Parlo della musica, parlo del cinema, parlo del teatro, parlo dello sport, delle letterature straniere, cioè questi sono gli ambiti che di pomeriggio dovrebbero essere offerti ai nostri studenti. Come? Non è che voglio caricare l'insegnante che ha già 18 ore più i compiti e tutte le altre cose, e ricorrendo al volontariato, alle cooperative, ma
qua ci vuole una grande, diciamo così, pensata da parte delle istituzioni politiche. Non possono essere le singole scuole, né può essere il singolo comune o la singola provincia, che già lo stanno facendo, ma sono rare ave, si ammacchia di leopardo. Se vogliamo recuperare i giovani, dobbiamo offrire la scuola come centro culturale, oltre che come centro di formazione scolastica, e deve intervenire la politica. E probabilmente un piano di questo genere potrebbe davvero servire a combattere la dispersione scolastica, che nel nostro paese è davvero troppo alta, soprattutto in alcune aree, in alcune zone. Bene, ma di questo è un altro problema molto grosso, molto importante, ne parleremo certamente in una prossima chiacchierata. Grazie a Mario Rusconi, lo ricordiamo, presidente della ANP Roma. Grazie ancora.